La città di Venaria Reale ha ricordato domenica 17 febbraio le vittime delle foibe, una data triste per i nostri connazionali del confine orientale, in quanto l'Italia fu costretta a cedere alla Jugoslavia parte del proprio territorio nazionale, decretando così l'inizio dell'ultimo e definitivo esodo dall'Istria, dalla Dalmazia e Fiume. Migliaia di italiani furono costretti ad abbandonare le terre in cui si trovavano le loro radici, i loro beni, i loro defunti. Così descrive quei momenti il presidente provinciale dell'Associazione Nazionale Venezia Giulia Dalmazia, Antonio Vatta. Oggi si ricorda in questa bellissima giornata la storia più brutta della storia italiana, diciamo, perché non è mai successo che in Italia una strage, diciamo, come è successa nelle nostre zone, Istria, Fiume e Dalmazia, alla fine della guerra, perché gli eccidi sono iniziati già dopo l'8 settembre del 43 e sono durati fino al 45, ma poi sono riprese dal 45, sono andate avanti fino al 54, quindi è una storia alla fine della guerra, diciamo, che non era mai successa una cosa del genere. Noi, diciamo, non portiamo odio e non avevamo odio nemmeno prima con le popolazioni slave. Questo odio è stato inculcato dopo da gente che è venuta di fuori, da lontano, e questo odio sta, diciamo, germogliando di nuovo in Italia. Tutti gli anni, quando c'è le nostre manifestazioni, il giorno del ricordo, in diverse parti dell'Italia ci sono questi che o negano o giustificano quello che è successo da noi. Quindi, ripeto, non ci può esistere giustificazione sulle morti. Le giustificazioni non si fanno. Le giustificazioni si facevano a scuola, diciamo, si giustificava un'assenza. Qui si giustifica i morti. Allora, tu mi hai fatto questo, io ti faccio due volte quello che tu hai fatto a me. Questo non esiste. Queste morti sono state poi, diciamo, fatte tutte su una popolazione italiana che ha lasciato tutto solo per essere italiani. Quindi noi siamo italiani due volte, italiani di nascita e italiani di scelta. Il sindaco Roberto Falcone ricorda le vittime di questa tragedia per restituire loro la dignità. Noi siamo adesso nel giardino delle foibe, dove abbiamo il maestro insieme a noi che ha contribuito alla realizzazione proprio di questo monumento alle nostre spalle e che ringraziamo per il lavoro egregio svolto, proprio perché i messaggi di oggi devono essere due: uno, ricordare per non dimenticare, e l'altro quello di riportare a pari dignità i martiri e le persone che hanno lasciato la vita senza un colore politico e senza un'appartenenza ideologica da nessuna parte, perché sono appunto vittime di questa tragedia e devono essere ricordate come tali per restituire a loro quello che gli è stato tolto, la dignità. Il maestro Michele Privilegi esprime il suo onore nell'aver realizzato un'opera che rimarrà nel tempo. Come ho già detto prima, invece ho avuto l'onore di fare questo monumento, commozione. Che ne ho fatti diverse in Piemonte e in giro per l'Italia. E spero, molto probabilmente non ne farò più, ma comunque per me è sempre un onore fare questi monumenti, questi ricordi che rimangono nel tempo, perché le parole vanno e vengono, invece le opere rimangono.